Ma perché biologicamente... Siamo insieme agli antropomorfi, gorilla, perché anche a me, sono biologa da 20 anni, si rinasce da noi, per chi è di nascita, chi diventa, cioè, come musicista. Però io restai perpresso, io come... Scherzi, per piacere! Eppure io adoro il mio canto, mi veramente... Sono ritrovata a spesa perché siamo questi di giro. Anche un cane da caccia molto bello, si chiamava Nello, ora purtroppo siamo cresciuti insieme. A un certo punto ho detto della fauna, della flora, sono venuti insieme. Come fai a comprendere gli esseri umani? In realtà è insieme a questo regno ci sono anche gli antropomorfi, e quindi noi. Non è Però no, niente, no. Sì, ci può aspettare, insomma, sul fatto dell'ecosistema che parlavamo la volta scorsa, che lei diceva che l'uomo comunque fa parte degli animali nell'ecosistema e quindi deve convivere con loro. Io non ho capito bene perché l'uomo è stato messo sopra gli altri animali nella storia. Beh, cioè, se ci pensi non è che sia proprio superiore. No, però è stato messo spesso sopra gli altri animali. In che senso? Cioè, biologicamente siamo uguali, no? No? Ah no. Alcuni lati dell'anatomia, c'è l'anatomia comparata. Alcuni lati dell'anatomia sono uguali, ma non è perché abbiamo detto la volta scorsa... Ascoltiamo le domande dei vostri colleghi. Colleghi, avete domande? Dei vostri compagni? No, ma dicevo, è come se il gruppo classe potessimo praticamente farlo diventare un ecosistema, come esempio. E ci fosse una persona che si ritiene superiore a tutti gli altri della classe. Non era quello che abbiamo detto? Superiore. Superiore. Superiore, dici, l'uomo rispetto al cane? Sì.